Oggi trattiamo brevemente dei nostri autori insomma, molto apprezzati e molto conosciuti, quindi Manzoni, Don Milani, Gozzano e Dante. E ogni scuola che oggi partecipa a questo incontro ha individuato un autore, lo ha fatto proprio e diciamo, commenterà, leggerà qualche brano dell'opera prodotta. Evidentemente è un modo di far interagire studenti di scuole diverse e anche renderli protagonisti. In più abbiamo scelto questo luogo magico per i ragazzi anche per avvicinarli a una bellissima realtà di Agrigento che è la biblioteca comunale e quindi far capire che è anche un luogo che li accoglie, li riceve al di fuori anche dell'orario scolastico e quindi un luogo sano, un luogo che veicola valori. Apriamo i luoghi di cultura come la biblioteca e le apriamo per i ragazzi che devono essere al centro del percorso culturale e di crescita della nostra città. Oggi un incontro importante, al centro delle argomentazioni il sogno. I ragazzi non devono mai dimenticare che sognare è importante anche per sognare traguardi e obiettivi importanti. Manzoni, Dante, Gozzano, Don Minzoni e poi qui tra i libri, penso che sia importante riportare i ragazzi alla lettura, perché la lettura è alla base di una crescita culturale che devono seguire tutti i nostri studenti. Leonardo Sciascia affermava che uno degli autori che gli italiani dovrebbero conoscere è proprio Manzoni, con i suoi Promessi Sposi, ma anche con le altre opere. Io sono perfettamente d'accordo. Se noi affrontiamo questi autori come Gozzano, come Manzoni, ma anche la scuola di Barbiana, di Don Milani, con il cuore, non soltanto con semplici e sterili ragionamenti, ci troviamo di fronte a una ricchezza culturale notevole.